Salve e bentornati su GameHack con un'altra puntata su Little Nightmares 2. Siamo qui, in questa casa dove ci eravamo lasciati l'altra volta. E credo che in questa puntata ci sarà qualche mostro. Vediamo un po'. No, 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 corri, 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 corri. Qua crolla tutto, ragazzi, dobbiamo buttare appunto giù questa porta, ok? Tutto da scappare, quindi forse potrebbero anche non esserci mostri. Cavoli, cavoli. Oh mamma. Ah, pensavo di essere morto, invece andava proprio fatto così. No. Six. Cavoli, povera. Credo sia un prequel questo, quindi ecco, infatti non dovrebbe essere morta. Però, cavoli, poveretta. Dimmi che ce la fai, ti prego. Ok. Che spavento. Povera, povera. Vieni qui. Tristezza, ragazzi. Ora rimango triste per tutta la puntata, poverina. Con questa musica poi da Oscar. Altri disegni degli occhi. E uno smilzo, occhi per lui, sulla parete. Compreso questo vortice che dovrebbe essere quello della TV che vediamo sempre. Ok, un'altra TV. Vai. Sperando che ci porti direttamente alla torre radio, non sarebbe male. Anche perché qui non vedo altre vie d'uscita, quindi probabilmente stavolta è la volta buona che la TV ci porta da qualche parte. Ok. Bene. Sempre qui. Vediamo cosa succede. Molto molto curioso. Stavolta l'occhio sembra sottosopra. Cavoli, ce la facciamo. Oh cavoli. No. No, lui no. No, cavoli. E quindi i bambini. Per questo i bambini rapiti dallo smilzo sono sglitchati, perché in qualche modo hanno attraversato la TV. Non lo so, cioè. No, cavoli. Eccolo. Oh cavoli. Scappa mono, scappa mono, scappa. È lo smilzo. È lo smilzo e ci vuole uccidere. E ci vuole uccidere. Ah, sotto al letto, sotto al letto. Guardate se ne rapisce Six. Se rapisce Six, cosa faccio? Cioè, non posso far niente. No. No. No, 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 questa no, questa non me la dovevano fare. Ed ecco Six che è glitchata. Lo sapevo. E forse è così che Six arriva alle fauci, allora. Fammi prendere la. No.
sapevo che sta puntata era triste, cavoli. Tremendo. No, ma noi... Io so che prima o poi avremo un telecomando. Io spero che col telecomando riusciremo a portare il canale giusto e prendere Six. Per favore, TV, portami in un posto utile. Ok. Cavoli, ragazzi, cioè... Risaliamo. Risaliamo. Ok. Un'altra TV, perfetto. Questa non si è rotta quando siamo usciti dallo schermo. Ah, ok, dovevamo aprire qui. Ah, così ci porta fuori. Ok, ho capito. Perfetto. Vai. Bene così. Ok, piano. No, dobbiamo trovare Six assolutamente, a tutti i costi. Anche se probabilmente appunto adesso sta alle Fauci, quindi... Anche se la ritroviamo dopo che ha fatto tutto il percorso, che ha ucciso la signora e che è diventata cattivissima, quindi boh. Non ho idea se la ritroveremo o meno nel gioco e se è come penso io che appunto adesso sta alle Fauci. Qua forse dobbiamo trovare un modo per accendere questa TV. Ah, il telecomando, eccolo. Il telecomando, finalmente. Perfetto. Accendo e la spengo. Ok. Il telecomando che faccio qui? Questa non gli fa niente. Vai. Bene. Saliamo. Forse starò un po' zitto in questa puntata, ma vi chiedo scusa, è solo per il fatto che veramente sono molto molto dispiaciuto per Six. Veramente. Ho provato a entrare nella TV, ma non funziona, quindi... Ecco, dovrò accendere qualcosa qui. No, cos'è? Un cappello? Ok. Bene, bene così. Ok, accesa questa TV, ci fa tornare indietro. Vediamo, sì. Vai. Ok. Perfetto. Vai. Forte, molto forte. Piano, molto piano. Se spengo la TV, questa sicuro viene da me. Scommettiamo. Sì. Cavoli, sì. Finché c'è la TV, questa se ne sta buona. Diciamo così.
Sì. Perfetto. Questa TV così. Ok. Dovrebbe andare verso l'altra TV in teoria adesso lei. Sì. E adesso noi usiamo questa TV per passare. Ok, tutto logico. Tutto, tutto logico. Ok. Credo ci stiamo avvicinando alla torre. Forse lo smilzo ha portato alla torre Six e non alle Fauci. Almeno io mi auguro questo. Casca di sotto, dimmi che caschi di sotto. Sì, bello. Bello. Mi piace quando muoiono. Sarò cattivo però, scusate, ma... Aiuto, 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 aiuto. Ok. Ok, andiamo avanti. Bene. Dondoliamo un po'. No. No. Ok, meno male. Ok. Ok. Sono proprio attirati dalla torre. Assolutamente sì. Buttarla di sotto questa TV. Bene. Bene così. Ragazzi, ho fatto un epic fail. Sono passato sopra la corrente, vedete così. Si attiva la corrente nell'acqua e io ci muoio se ci cammino sopra. Quindi disattiviamola un attimo. Dobbiamo trovare qualche modo per non passare sull'acqua. Ok. Scappiamo e lo fulminiamo. Dai. Ok, disattiviamo la corrente e possiamo andare avanti. Bene, bene. Accendiamo la TV per sicurezza. Ho visto che non si può entrare dentro, quindi proseguo di qua. Vediamo un po'. Ok. Insomma, magari ci serve a qualcosa perché è un po' strano che stava lì nella valigia. Lì c'è comunque sempre un occhio disegnato. Ok.
Perfetto. Ok. Adesso possiamo scendere di qui, immagino. Vediamo. No. Stavo provando a risolvere questo enigma solo in salita. Solo in salita. Proviamo a farlo invece in discesa. Proviamo a farlo in discesa. Forse ce la facciamo. Vediamo un po'. Allora, io devo attivare qui e poi uscire dall'ascensore. Ok, corri. Esatto. Perfetto. E dopo aver risolto anche questo puzzle ambientale, possiamo finalmente chiudere l'episodio. Appena ci dà un salvataggio. Vediamo un po'. Qua c'è qualcuno? No. Cos'è questa bambolina? Si può rompere? No. Ci avviciniamo forse a qualche stanza di qualche bambino? Con la bambolina lì così, non lo so. Non credo fosse molto esplicativa quella bambolina. Vediamo un po'. Ok, possiamo salire qui. E poi così, perfetto. Ok, ho capito. Vai, spegniamo e corriamo via. Vai. Perfetto. Ok. Bene così. Bene, ragazzi. Ah, si è rotta la TV però. Si è rotta. E adesso? Bella storia. Ragazzi, lo scopriamo nel prossimo episodio. Noi ci vediamo martedì. Mille Milags a tutti.